Buon pomeriggio, audizione del direttore del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, SCIP generale Giuseppe Spina, generale di brigata dell'Arma dei Carabinieri. Comunico che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta streaming con modalità sperimentale sulla web TV della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione del direttore del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, generale Giuseppe Spina, accompagnato dal vicequestore della Polizia di Stato, Federico Sciaudone. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi in bicamerale Schengen. Desidero ricordare che l'audizione del generale Spina si svolge nell'ambito dell'indagine conoscitiva gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone, con particolare riferimento alle banche dati e allo scambio di informazioni tra le forze di polizia dei paesi europei, anche in relazione alle possibili infiltrazioni di soggetti pericolosi per il tramite dei flussi migratori. Sarebbe inoltre di interesse del Comitato conoscere eventuali sviluppi in merito alla collaborazione con il Regno Unito in vista dell'approssimarsi alla Brexit. In tali ambiti il Comitato ha ritenuto di svolgere un approfondimento sull'attività dell'Unità Nazionale Europol. Io ringrazio di cuore il generale Spina e il vicequestore per aver accettato per la seconda volta l'invito del nostro Comitato, essere presenti qui in audizione. Un momento, ne parlavamo anche prima di questa audizione, particolare, delicato, anche a causa dell'emergenza Covid che ha colpito il nostro paese, ma tutto il mondo. Io arrivo generale, sono appena arrivato da Lampedusa via Palermo, ho avuto modo di effettuare ieri un sopralluogo nell'hotspot di Lampedusa, dove ho trovato una situazione diciamo di sovraffollamento, difficile a tratti, anche anzi non a tratti. Mi permetto anche di comunicarlo al comunicato, colleghi parlamentari, surreale. È stata una visita diciamo personale nella mia veste di deputato. 192 la capienza del centro, ieri le presenze si attestavano, riferite appunto dalle forze dell'ordine presenti, a 685 persone, quindi con anche dei casi di positività tra i migranti, una situazione veramente difficile. Poi avremo modo di approfondirla ulteriormente anche nelle successive riunioni. Al generale Spina, che capo dello SCIP, capo dell'Unità Nazionale Europol, capo di Interpol Roma, come detto in premessa nello speech, chiediamo insomma un approfondimento, una relazione rispetto alle sue competenze, in relazione alle funzioni del nostro comitato bicamerale parlamentare, con un approfondimento anche in relazione ai fatti recenti gravi che si sono determinati, che riguardano il terrorismo a livello internazionale. Chiediamo anche un approfondimento rispetto ai legami tra il traffico di esseri umani e criminalità, episodi di terrorismo o altro. E poi so che ci sono colleghi collegati, ma anche qui presenti in aula, che vorranno porle delle domande. Io ho terminato e le cedo la parola, ringraziandola nuovamente per essere qui presente con noi. Presidente, grazie per la presentazione, per l'accoglienza, grazie per l'invito che mi avete rivolto a essere qui presente, per portare un contributo di conoscenze, di informazione ai lavori del Comitato. Saluto tutti gli onorevoli senatori e deputati presenti qui in questa sala, nonché quelli che sono collegati in modalità videoconferenza. Rispetto ai temi che mi sono stati anticipati, sui quali avrei dovuto esporre quindi il mio contributo,
cioè le, diciamo lo, le banche dati per lo scambio di informazioni tra le forze di polizia dei paesi europei, con riferimento al, all'attuale assetto, alle evoluzioni già definite, e ho quindi, farò un'esposizione che cercherò di contenere in 15-20 minuti, poi eventuali approfondimenti o questioni potranno essermi poste. Ecco, io quindi la mia esposizione la organizzerò parlando di quelli che sono i sistemi informatici e le banche dati attualmente in funzione, quelli che sono in via di sviluppo, quella che è la cooperazione di polizia nell'utilizzo di questi sistemi e un punto di citazione anche su quelli che sono gli automatismi, cioè le iniziative nazionali per rendere più performanti gli utilizzi di questi sistemi. E poi un breve cenno, come mi è stato richiesto, sulla cooperazione di polizia con il Regno Unito in vista dell'oramai prossima uscita del Regno Unito dal sistema cooperazionale di polizia europeo. Non verrò certo, come dire, a illustrare a questo consesso diciamo, quelli che sono gli atti istitutivi del sistema Schengen e quindi poi quello del sistema unionale europeo. Va da sé che dopo il trattato di Schengen il trattato di Amsterdam nel 97 e quello di Lisbona nel 2007, quindi tutta una serie di susseguirsi che nella buona sostanza è questo quello che voglio dire, diciamo, tutto quello che riguarda tutti i sistemi informativi che operano nel contesto europeo, ecco, rientra sotto la gestione tecnica, non soltanto tecnica, ma anche operativa dell'Unione Europea. Che cosa vi credo che potrebbe essere utile, ho ritenuto utile dirvi quali sono i progetti di rimodulazione dei sistemi esistenti, la creazione, ecco, tutto questo, voi sapete che tutto questo sistema Schengen è un sistema di cooperazione di polizia per il controllo delle frontiere dell'Unione Europea. Ecco, quindi la rimodulazione dei sistemi esistenti, la creazione di tre nuovi sistemi che è in corso d'opera per appunto un miglior controllo delle frontiere unionali e dei flussi migratori. E quello molto molto importante è la previsione di un sistema informatico definito interoperabilità dei sistemi, delle banche, dei sistemi informatici, delle banche dati europee. Allora, attualmente in funzione abbiamo tre sistemi che sono il ben noto sistema di informazione Schengen, che rappresenta oggi sicuramente il database più utilizzato per la condivisione e lo scambio di informazioni per il contrasto al crimine, ma soprattutto per il contrasto all'immigrazione irregolare. È un database, ma non va in modalità proiezione intera? No. Ok. È un database dove vengono inseriti segnalazioni che riguardano persone e oggetti, ma queste sono cose che a voi sono ben note. Ecco, la differenza del SIS, che è veramente una banca dati molto, molto potente rispetto, non so, alle banche dati di Interpol, è che il SIS non soltanto prevede e tipicizza gli inserimenti che relativi a persone o a cose, quindi persone colpite da mai, persone verso le quali bisogna esercitare una sorveglianza, persone da identificare, ma soprattutto, e questa è la differenza sul rispetto alle banche dati di Interpol, soprattutto indica anche l'azione che
deve essere svolta al momento in cui c'è un IT positivo, quindi un esito positivo dell'interrogazione o della persona o dell'oggetto. Non sto lì a darvi i contenuti delle categorie di persone, eccetera, ma sicuramente posso aggiungere che dal 2019 è stata avviata la funzionalità di ricerca denominata SIS-AFIS, questo è molto importante, per verificare la presenza di provvedimenti inseriti in SIS attraverso il controllo e utilizzando le impronte digitali di colui che è sottoposto al controllo. Quindi se uno viene controllato, tramite le impronte vengono immesse in SIS e si vede se questa persona in SIS ha, rispetto alle impronte, ha qualche provvedimento. Europol dal settembre del 2020 può accedere al personale individuato dell'Agenzia Europea di Polizia, può accedere in SIS dal settembre del 2020. È presso questo sistema, che questa è la banca dati, ma il sistema informatico Schengen prevede anche la creazione, e lei lo ha citato prima nella presentazione, onorevole, prevede anche che ogni paese abbia un ufficio sirene che funge per lo scambio di informazioni che non possono essere inserite per la loro fluidità e mutevolezza nella segnalazione SIS che è tipicizzata, cioè tutto quello che viene inserito in SIS è ben tipicizzato e che quindi consente poi, nel momento in cui viene ad esempio inserita la segnalazione per la ricerca di una persona nei cui confronti è stato emesso un mandato di arresto europeo, di sganciare un formulario che contiene poi tutta una serie di indicazioni. Ecco, gli uffici sirene tra di loro poi, dialogano per scambiare quelle informazioni a supporto della segnalazione inserita. E hanno anche una funzione molto importante, che è quella di controllo della qualità del dato inserito e soprattutto della legittimità degli inserimenti. Ecco, il sistema, il SIS-2, quello attualmente in uso, il sistema informativo Schengen, il SIS-2, è in uso, questo sistema attuale è in funzione dal 2013 e sarà operativo fino al prossimo avvio di una nuova generazione, di una nuova aggiornata versione che sarà denominata SIS-2 Recast. La versione del SIS Recast, il cui avvio è previsto intorno nel primo trimestre del 2022, ecco, saranno introdotte delle novità, delle migliorie tecniche, delle funzionalità di ricerca. Quindi sarebbe la seconda fase del SIS-AFIS e la ricerca per fotografie e la possibilità di inserire due nuove segnalazioni inerenti al return, cioè quindi all'inammissibilità, ai provvedimenti di espulsione e alla ricerca di persone scomparse, di persone sconosciute. Queste sono funzionalità molto importanti, perché io posso inserire a questo punto un'interrogazione in SIS con delle impronte che trovo latenti su una scena del crimine o in un'altra circostanza, quindi non ho un'identità, inserisco anche questa impronta latente, quindi, ho la possibilità di vedere se nel SIS, quindi ci sono degli sviluppi molto importanti. Abbiamo il sistema, il VIS, Visa Information System, che è un sistema di controllo dell'immigrazione attraverso il trattamento dei dati di cittadini di paesi terzi che richiedono un visto d'ingresso in area Schengen, cioè sono quei paesi terzi non esenti dalla necessità per entrare nel territorio unionale di richiedere un visto. Questa banca dati gestisce i visti d'ingresso di cittadini di paesi terzi. Ecco, è importante perché innanzitutto prevede la verifica elettronica del titolo all'atto del controllo della frontiera e contiene dati che sono relativi alle domande di visto, alle fotografie, alle impronte digitali
e alle decisioni assunte dalle autorità competenti e i collegamenti tra le diverse domande presentate. Allora, questi qui sono, il VIS è una banca dati consultabile a, diciamo, in sede di controlli di frontiera, eccetera, ma può anche essere consultata dalle autorità nazionali competenti al contrasto ai crimini gravi e all'immigrazione clandestina nell'ambito di attività accertative o di indagine. Uno sviluppo del VIS è che la divisione NSIS, che è l'autorità nazionale del sistema informazioni Schengen, che è attestata, che è un servizio è un servizio sempre della Direzione Centrale della Polizia Criminale, quindi a cui appartiene anche lo SCIP, il servizio che io dirigo, ha avviato un dialogo con il Ministero Affari Esteri per abilitare il sistema VIS nazionale all'utilizzo della funzione AFIS, quindi attraverso l'utilizzo delle impronte digitali. Abbiamo l'ultimo sistema, tra quelli attualmente in funzione, che è Eurodac, che è un sistema per la gestione dell'ingresso delle persone, per il riconoscimento delle impronte digitali, che consente di determinare se la competenza, quindi c'è un sistema dove vengono immesse le impronte digitali ed è in grado di determinare la competenza di uno Stato rispetto alle domande di asilo che vengono presentate, perché le domande di asilo devono essere trattate dal primo Stato dove questo cittadino di paesi terzi ha fatto ingresso. E quindi questo Eurodac contiene le impronte di quelli che vengono identificati in fase di ingresso irregolare nel territorio dello Stato e nel momento in cui si risale al primo ingresso e quindi la competenza alla trattazione delle domande di asilo internazionale. E quindi questa banca dati contiene i dati biometrici di cittadini paesi terzi che hanno richiesto protezione internazionale o che abbiano fatto illegalmente ingresso nel territorio. Andiamo sugli sistemi in via di sviluppo. Giriamo. Eccolo qua. Allora, cercherò di essere molto breve perché... Allora, abbiamo l'Entry Exit System, che è un sistema di banca dati che è un po', come dire, è in grado di stabilire dove tu viene inserito il dato dell'ora, del giorno, dell'ora dell'ingresso e del dato dell'ora, del giorno dell'uscita dal territorio unionale. E quindi questo funziona un po' come i visti che venivano ammessi con il timbro sul passaporto. No? Però questo cosa consente questo sistema? Consente di verificare che il soggiorno nel territorio dell'Unione Europea sia corrispondente a quello concesso dal visto o dal permesso di soggiorno. E nel caso in cui questo periodo viene superato, scatta un alert ma soprattutto consente, perché non in passato rispetto alla posizione dei visti manuali, cioè avevi un cittadino che entrava in territorio italiano, poi usciva dalla Germania, dal territorio dell'Unione Europea, dalla Germania, quindi non c'era poi questa banca dati, invece questi elementi li unisce e li riaggrega. Abbiamo l'European Travel Information Authorization System, ETIAS, dunque questo sistema qui, l'ES, dovrebbe entrare in funzione nel mese di maggio del 2022. E diciamo che è in avanzata fase di sviluppo, diciamo che è un sistema al cui sviluppo ha subito un certo ritardo, come anche altri sistemi per questo particolare periodo che ha rallentato un po', che ne ha rallentato lo sviluppo e alcune attività. Quindi abbiamo l'ETIAS, che mentre il VIS quindi è quel sistema relativo all'ingresso di cittadini che muniti di visto, l'ETIAS invece è quel sistema per i cittadini di paesi terzi
verso i quali non corre l'obbligo del munirsi del viso. So, tipo gli USA, sulla base, ci sono alcuni paesi terzi, sulla base di accordi governativi, di accordi bilaterali, che per entrare nel territorio dell'Unione Europea non hanno bisogno di visto. Ecco, l'ETIAS verifica che l'ingresso di cittadini di paesi terzi nel territorio, nel territorio dell'Unione Europea non rappresenti un pericolo per la sicurezza europea, quindi in tema di terrorismo e criminalità, e soprattutto in tema di immigrazione irregolare e di sanità. Quindi questo sistema è un sistema che autorizza preventivamente in via preventiva il viaggio di cittadini di paesi terzi prima del loro arrivo ai valichi di frontiera, perché quando arrivano ai valichi di frontiera quindi potrebbe non essere poi possibile fare tutta una serie di accertamenti che invece vengono fatti in sede di richieste d'ingresso. E che sono accertamenti che consistono nella verifica della pericolosità del richiedente. Qui, ecco, all'atto della presentazione dell'istanza vengono interrogati tutti i database europei dell'area giustizia affari interni, nonché i sistemi anche Interpol. ETIAS interroga anche le banche dati Interpol dei documenti. Ecco, questo è un sistema che dovrebbe entrare in funzione, salvo ritardi, nel primo semestre del 2023. Abbiamo poi l'ultimo sistema in via di sviluppo, l'ECRIS, European Criminal Record Information System, Third Country Nationals, che contiene i dati di cittadini di paesi terzi condannati definitivamente in uno degli stati membri. Questo è un sistema che viene gestito dalla parte giustizia. Questo sistema dovrebbe entrare in funzione non prima del 2023. Ecco, adesso passiamo all'interoperabilità. L'interoperabilità è un progetto che che è seguito da EULISA, l'agenzia europea, dal punto di vista della realizzazione del sistema. Diciamo che gli stati nazionali, gli stati membri, dovranno soltanto creare tecnicamente l'interfaccia per collegarsi a questo sistema di interoperabilità, e consente agli stati membri, ai paesi anche associati al sistema Schengen, di ricercare contemporaneamente in tutti i database dell'area GAI i dati personali e o biometrici di un soggetto sottoposto a un controllo di polizia di frontiera, e avendo con una risposta IT non IT. Tecnicamente consiste nella creazione di un contenitore di dati anagrafici di sole database dove sono registrati record di cittadini di paesi terzi, che è il CIR, di un motore di ricerca biometrico, che è il BMS, di un sistema di registrazione di link anagrafici tra diverse banche dati interessate, il MID, che è un link di dati anagrafici tra il SIS e il CIR. Quindi ecco, è un sistema che consentirà la cosiddetta interoperabilità europea di interrogare tutti i sistemi, tutte le banche dati dell'area GAI e anche le banche dati Europol e Interpol. Quindi quando effetti un controllo di un cittadino, facendo l'interrogazione, tu vai a vedere questa interrogazione, questa persona, la vai a verificare in tutte le banche dati dell'area GAI, del Giustizia Affari Interni, anche sulle banche dati Europol. Le banche dati Europol sono banche dati di scambio informativo, di analisi, non sono, quindi anche, però vedere se quel nominativo è mai venuto fuori in qualche attività investigativa di qualche paese membro, per quale vicenda, e le banche dati Interpol, perché possono avere anche del red notice, quindi degli avvisi di ricerca anche di paesi che non fanno parte, di paesi terzi, non fanno parte dell'area Schengen. E, insomma, questo è un sistema che questa progettualità dovrebbe richiedere fino a tutto il 2024 per andare in operatività. Andiamo avanti.
Io su questo però insomma cerco di andare abbastanza spedito per dirvi insomma che nell'attività di cooperazione e polizia il SIS per noi rappresenta veramente il sistema principe, il sistema cardine, molto importante. È un sistema che funziona bene con i miglioramenti che sono previsti col SIS 2 Recast, sicuramente sarà un sistema di grande, molto performante. Tanto per dire, insomma, negli ultimi 2 anni, ecco, poi in questo documento, Presidente, ci sono tutti. Ecco, negli anni 2017-2019 sono stati, grazie a questo sistema, sono state localizzate quasi 19.000 persone sul nostro territorio che avevano comunque delle segnalazioni di altri paesi e quasi 8.000 oggetti, mentre all'estero sono state individuate quasi 71.000 persone che avevano delle segnalazioni italiane e quasi 25.000 oggetti che erano ricercati dall'Italia. Attività di contrasto all'immigrazione clandestina. Ecco, certamente in questo tema la consultazione del SIS diventa un elemento chiave nella identificazione di soggetti che sono inseriti da uno stato membro, in quanto ritenuti pericolosi per la sicurezza nazionale o pericolosi in tema di immigrazione clandestina. Ecco, la recente implementazione della funzionalità di ricerca mediante l'utilizzo delle impronte digitali consente e costituisce un utilissimo strumento per il perseguimento appunto del contrasto all'immigrazione clandestina, perché consente di rintracciare i soggetti destinatari di segnalazioni SIS anche in caso in cui le generalità fornite non corrispondano, quindi ecco, l'identificazione tramite impronte digitali. Questo è molto importante in tema di flussi, questa funzionalità è molto importante in tema di controllo dei flussi migratori, soprattutto nel caso di soggetti segnalati per terrorismo o per altri gravi reati. Procedure di consultazione. Andiamo agli automatismi in via di sviluppo, agli automatismi nazionali. Ecco, noi come Servizio per la Cooperazione Internazionale, qui con me mi accompagna oggi il vicequestore, come lei lo ha presentato, il vicequestore Federico Sciaudone, che è direttore di sezione della divisione Sirene, quindi dell'ufficio Sirene che è incardinato presso lo SCIP e che non soltanto si occupa di questi temi ma fa parte anche di molti working group e di consessi a livello europeo proprio per tutte queste implementazioni, tutte queste evoluzioni di questi sistemi. Quindi ecco, come automatismi nazionali in via di sviluppo avremo sicuramente la funzionalità SIS-AFIS, che è l'avvio della funzionalità che ha recentemente fornito agli Stati membri un efficace strumento di contrasto al crimine all'immigrazione clandestina, consentendo di verificare la presenza di segnalazione SIS a carico di una persona che utilizza identità fraudolente attraverso la ricerca appunto delle impronte digitali. Ecco, noi ci siamo fatti promotori di una serie di iniziative tese a sviluppare questo applicativo, questi applicativi e sono in via di vai avanti con l'altra? No, scusa, era quella dietro, giusto. Allora, l'inserimento automatico di impronte, questo è molto, stiamo facendo degli automatismi importanti perché allora, non v'è dubbio che la funzionalità delle banche dati sia veramente, come dire, un passaggio molto importante nell'attività di contrasto ai crimini, nell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina, nell'attività di contrasto dei controlli di polizia. E allora
Noi dobbiamo, come dire, realizzare dei sistemi che siano, ecco l'interoperabilità, che siano performanti, che abbiano i maggiori automatismi e che quindi, come dire, riducano l'attività dell'operatore veramente alla sola interrogazione, cioè quindi degli automatismi che facciano confluire e rendano lo scambio di dati tra banche dati e senza necessità che l'operatore, che questo avvenga, che avvenga manualmente. Questa è la nostra attività che stiamo facendo da un anno e mezzo a questa parte. Il dottor Ciaudone è un collaboratore preziosissimo in questo senso, e quindi noi abbiamo proposto l'inserimento automatico di impronte, ovvero sia l'operatore di polizia incaricato dell'inserimento di una segnalazione Schengen, nel momento in cui inserisce la segnalazione Schengen su una persona, automaticamente il sistema deve poter trascinare da AFIS le impronte nel sistema SIS. Posso chiedere? Sì. Mi scusi se la interrompo, volevo chiedere appunto come i sistemi attualmente in uso, perché questi sono, leggo, in via di sviluppo, come interagiscono con, se guardo il livello nostro nazionale, con lo SDI, in uso le nostre forze dell'ordine? Lo SDI è... Cioè, lo scopo, ho capito, l'obiettivo è quello SDI, di arrivare... Lo SDI, ecco, lo SDI interagisce con SIS e dal 2016... interagisce anche con Interpol. Ecco, lo dico con una nota di, se mi è consentito, di orgoglio, se mi consentite, perché in questi due anni, come dire, girando per i contesti internazionali, mi sono consapevolizzato che il sistema italiano è veramente tra i migliori al mondo. Ecco, ad esempio, questo dell'interoperabilità delle banche dati è un progetto italiano che nessun altro paese al mondo, tra l'interoperabilità delle banche dati nazionali con quelle di Interpol, che nessun altro paese ha realizzato, tant'è che il segretario generale di Interpol, Jürgen Stock, quando è venuto in Italia nel gennaio 2019 e ha incontrato il capo della polizia, direttore generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prefetto Franco Gabrielli, ha avuto consapevolezza di questo progetto italiano e ha chiesto che l'Italia lo presentasse all'Assemblea Generale dei Capi degli ESB, del National Central Bureau, degli uffici centrali nazionali. Quindi io nell'aprile del 2019 ho presentato con grande orgoglio questo progetto italiano. E quindi ecco, per dire, l'operatore abilitato alla banca dati SD può fare l'interrogazione SD, l'interrogazione SIS e l'interrogazione Interpol. Okay. Quindi noi dall'autovettura, dal cruscotto operativo dell'autovettura, l'operatore di strada può interrogare tutte le banche dati. Questo è veramente l'obiettivo, però l'obiettivo è rendere le varie banche dati, cioè AFIS, VIS, come dire, interoperabili, perché, e questo è il progetto dell'interoperabilità europea, perché non devi costringere, cioè devi poter avere la possibilità che l'operatore di polizia faccia un'interrogazione su un nome e questo nome vada ad essere ricercato su tutto il sistema delle banche dati europeo. Poi l'altra implementazione, gli altri automatismi nazionali che stiamo perseguendo è quella dell'interrogazione sistemica SIS-AFIS all'atto di ogni segnalamento AFIS nazionale. Cioè, oggi quando una persona viene fermata, non ha documenti, viene quindi fotosegnalata e le impronte finiscono in AFIS, che è il sistema è la banca dati delle impronte digitali, ecco, l'AFIS, nel momento in cui ha questo inserimento, deve andare automaticamente a interrogare il SIS, senza bisogno che l'operatore faccia un'altra operazione. Devono esserci tutti questi automatismi. Io inserisco le impronte in AFIS, AFIS interroga direttamente il SIS e mi restituisce subito se c'è un hit positivo o meno sulla persona che è stata fotosegnalata. E poi l'integrazione della funzionalità SIS-AFIS nell'applicativo Stranieri Web. L'applicativo Stranieri Web è quell'applicativo che utilizzano le questure in sede di rilascio di permessi di soggiorno. L'ultima è il SIS provvedimenti di espulsione, SIS Return. Abbiamo avviato un'ulteriore iniziativa tesa a consentire l'inserimento automatico di un provvedimento di espulsione
sia nello SDI, quindi nella banca dati nazionale, sia nel SIS, attraverso lo sviluppo di una cooperazione applicativa tra questi due sistemi e la banca dati della Direzione Centrale dell'Immigrazione della Polizia di Frontiere, diretta dal prefetto Bontempi, che credo che sarà ospite di questo comitato prossimamente, per quello che ho letto. E quindi che viene banca dati che si chiama SIA, che è utilizzata per la gestione dei rimpatri e delle espulsioni. Questa progettualità garantirà un elevato standard nella qualità del dato, nonché un notevole risparmio nel tempo, perché tutti i provvedimenti di espulsione sono quindi a questo punto rinvenibili in SIS e in SDI. Questo è un'implementazione che è legata però al SIS Recast e quindi entrerà in funzione nel primo trimestre del 2021. Il SIS Recast e questa iniziativa è in fase. Allora, 15 minuti, banche dati, adesso un cenno alla questione uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Noi sappiamo tutti che il 31... Sì. Posso, generale? Certo. Prego, senatore Zuliani, per una precisazione, poi terminiamo, cioè continuiamo. Sono argomenti anche molto tecnici, quindi è difficile riuscire, cioè, senza correre il rischio di annoiarvi o di No, no, assolutamente, sono utile, poi anch'io aggiungo una... Prego, senatore. Grazie, presidente, grazie, generale. Ecco, una cosa, una precisazione, perché forse non ho capito bene io. Allora, lei diceva che i dati biometrici vengono inseriti nel paese di primo ingresso, giusto? E nel caso un soggetto... Quindi parliamo di Eurodac, giusto? Esatto. Okay. Nel caso, forse l'ha detto e mi è sfuggito, nel caso un soggetto, faccio un esempio, transitasse dalla rotta balcanica, passasse dall'Italia e venisse pescato, che ne so, in Germania... Non avendo inseriti i dati biometrici, perché non c'è stato un rilievo nel paese di primo ingresso in quanto clandestino, in Germania il soggetto viene rilevato con i dati biometrici... Vengono inseriti i dati biometrici, perché lì... Dalla Germania, e quindi diventa a quel punto, se non ci sono altri... Se Eurodac, nel momento in cui la Germania inserisce i dati biometrici, Eurodac ti dice se... Questo soggetto è stato mai inserito da un altro paese dell'area Schengen in Eurodac. Quindi in questo caso, se è negativo, allora il paese competente a valutare la domanda di asilo internazionale diventa la Germania. È la Germania. Grazie. Corretto, no? Deve chiedere qualcosa? No, procedo. Ok, e quindi ecco, abbiamo... Prego. No, sono generale, assolutamente interessanti questa anche l'esposizione rispetto ai sistemi in essere in uso e agli sviluppi futuri, e complimenti per le nostre eccellenze italiane, motivo d'orgoglio anche suo personale rispetto ad Europol. Veramente, quando rispetto agli altri paesi esportiamo ad uso nostro, ma anche per la sicurezza e il bene di altri... nostre realtà, nostre invenzioni, anche nostri sforzi che diventano di personale tecnico, che diventano poi concreti, e portare la nostra bandiera nel mondo e in Europa è sempre motivo di orgoglio, di vanto, orgoglio, e mi soffermo su questo aspetto. È assolutamente interessante ascoltarla anche nel merito magari così tecnico dei sistemi in uso, perché questa bicamerale rispetto ad Europol, come avevo detto anche nell'ultima audizione, si è recata due volte in visita all'AIA, alla sede di Europol, ha conosciuto anche il direttore De Ball ed è stata proprio al fianco la bicamerale della nostra equipe, del nostro desk Italia, composto da, come mi insegna, da carabinieri, polizia di Stato. Assolutamente sì, tra l'altro... Okay. Visto che lo cita, c'erano anche degli articoli di giornale che in questi giorni lo hanno ricordato al Paese. Il dottor Claudio Galzerano è diventato, sì,
capo del European Counterterrorism Center, quindi veramente un... Gli facciamo i complimenti e chiaramente lo anticipiamo un invito presso questa bicamerale, Carabinieri, Polizia di Stato, Penitenziaria e Guardia di Finanza. Ok, così abbiamo... E perché l'ho detto questo? Ho detto i dati sono assolutamente interessanti, anche quando siamo stati in quelle due occasioni all'AIA abbiamo avuto dei briefing specifici, molto anche di contenuto rispetto ai sistemi in uso, per agevolare l'attività di analisi di Europol, in particolare il nostro desk Destic Italia, abbiamo visitato la sala operativa, siamo stati anche a Frontex. Quando finirà il Covid, quando ci sarà la possibilità, adesso siamo stati rallentati anche noi nelle attività diciamo di missione sul posto, salvo realtà chiaramente magari italiane dove ci sono emergenze, cito per esempio Lampedusa dove vorrò portare assolutamente il comitato, Covid o non Covid, in questa realtà lo proporrò all'ufficio di presidenza, noi avevamo in programma la terza visita della nostra bicamerale all'AIA ad Europol. Perché l'ho interrotta? Saremmo veramente onorati se fosse possibile effettuare questa visita alla sua presenza, se ci accompagnasse anche in quanto capo dell'unità nazionale Europol qui in Italia, insomma ne saremmo veramente, veramente onorati. Mi è venuta questa idea ascoltandola e andare all'AIA insieme, secondo me anche incontrare insieme con i membri del Parlamento italiano i nostri agenti che operano su e fanno tanto e bene, sarebbe sicuramente un'occasione per tutti noi. Grazie dell'invito, peraltro come dire, lei mi dà sempre l'occasione, perché io faccio parte, seguo il direttore centrale della Polizia Criminale, che è anche vice capo della Polizia, anche vice direttore del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prefetto Vittorio Rizzi, che è direttore della Direzione Centrale della Polizia Criminale, che è membro titolare del Management Board di Europol, e io quindi partecipo ai Management Board. Dico che, come sicuramente lei saprà, in questo momento abbiamo un gruppi di lavoro sulla modifica del regolamento di Europol, che comunque è del 2016, quindi c'è una modifica al regolamento di Europol che è in discussione, che dovrebbe produrre entro fine anno una bozza del nuovo regolamento, che sostanzialmente tende a definire un ruolo di Europol più forte, rafforzato in tema di quella che è la sua missione, e quindi ecco un Europol che potrà richiedere l'avvio di indagini, un Europol che potrà, almeno secondo quello che sono i punti in discussione, che vorrebbe scambiare dati con parti terze, insomma è un Europol che questo nuovo regolamento dovrebbe rafforzare. Io credo, la ringrazio anche per questo inciso. È un percorso molto importante, sì, sì. E nel stesso tempo anche molto, molto delicato. Io credo, cioè, la ringrazio anche per questo inciso che riguarda il regolamento. Io mi faccio magari anche interprete dei colleghi parlamentari. Regolamento Europol, sicuramente per capire, per quanto ci riguarda dal punto di vista politico, il parere che eventualmente noi possiamo esprimere rispetto a un regolamento, delle novità, i primi interlocutori, diciamo, partendo da lei, poi sono gli agenti, gli uomini che lavorano in quest'ambito, quindi è e sarà prezioso conoscere la vostra opinione per calibrare anche dal nostro punto di vista i nostri, insomma, le nostre eventuali azioni, cioè le nostre azioni politiche a riguardo, e noi cerchiamo di lavorare così. Siamo stati Europol e i nostri interlocutori sono stati proprio anche da chi dirige alla gente. E questo è il rapporto che stiamo cercando di instaurare anche nelle nostre missioni e nelle nostre audizioni. E proprio per in quest'ottica, siamo sempre degli incidentali, ma ci aiutano però a irrobustire il nostro impegno. Ecco, proprio in vista di quello che noi abbiamo compreso, perché io ricordo, ho partecipato più di un anno e mezzo fa all'IPCC, quindi alla riunione dei capi delle polizie dei paesi membri di Europol, e nella serata di gala Avramopoulos, che era il commissario
uscente, perché era, la Commissione era in via di in chiusura di mandato, il commissario all'immigrazione dell'Unione Europea, avrebbe detto che Europol si stava avviando a diventare una polizia federale europea. L'ha proprio detto in quelle cose. Ecco, questo nuovo regolamento, insomma, in qualche modo poi stabilisce anche questo nuovo regolamento, le previsioni di contenuto di questo nuovo regolamento anche va a disciplinare molto importanti i rapporti tra Europol e l'EPO, che è l'European Prosecutor Public Office, quindi il procuratore europeo. Quindi anche sotto questo punto di vista, insomma, è molto importante questo processo. E noi abbiamo irrobustito e stiamo anche creando un ufficio, quindi l'Unità Nazionale Europol distacca presso Europol un ufficio di collegamento con cui lei, le volte che è nato su, si è interfacciato. Lo stiamo anche irrobustendo in termini non soltanto di numerico, ma soprattutto di competenze, perché sia in grado, come dire, di essere performante, perché lo scambio informativo che viene oggi su Europol è veramente molto molto cresciuto, ma in termini percentuali molto molto elevato. Grazie. Io direi, generale, se vuole concludere il suo intervento, permetto su un cenno su Brexit, sì, su... Veloce. E poi diamo la parola ai velocissimo colleghi. Allora, insomma, quello che sia che il periodo di transizione dura fino al 31 dicembre 2020, è con situazione ben nota a tutti. Allora, noi abbiamo in tema di collaborazione ambito Schengen, abbiamo due scenari. Sono in corso dei negoziati diciamo, tra Unione Europea e Regno Unito, evidentemente questo significherà molto. Due sono gli scenari con riferimento al SIS, ovvero che il Regno Unito, pur uscendo dall'Unione Europea, resti agganciato alla banca dati SIS 2, o che si verifichi un distacco totale dal SIS. Ecco, ove il Regno Unito, cercherò di essere molto, molto veloce, ove il UK decidesse di non continuare, ed è comunque un attore importante, perché in SIS il 6% dei dati, lo trova in questo documento, il 6% dei dati è inserito da UK. Quindi nel momento in cui, perché questo è lo scenario che noi dobbiamo, perché se continua a rimanere agganciato a SIS, diciamo, per noi poco cambia, potremo continuare a collaborare con UK così come abbiamo fatto sinora. Diverso è se il Regno Unito decidesse, oppure non potesse più continuare a rimanere agganciato a SIS come paese associato, perché lui, non facendo parte di Schengen, è uno dei paesi associati. Quindi l'Italia e gli altri paesi facenti parte del sistema Schengen dovranno quindi trovare altre forme per lo scambio di informazioni in tema di cooperazione di polizia. Comunque lo scenario, vi do soltanto dei dati temporali, il 1 gennaio 2021 l'agenzia Eulisa provvederà, a meno che non intervengano delle novità, il 1 gennaio 2021 alle ore 00, quindi capodanno, l'agenzia Eulisa provvederà a disconnettere il Regno Unito dalla banca centrale, dal SIS. Contestualmente il Regno Unito inizierà la cancellazione, inizierà quindi nel sistema SIS la cancellazione di tutti i dati che sono stati inseriti in SIS. Cioè, quindi da quel momento inizierà gradualmente la cancellazione di tutti i dati che sono stati inseriti dal SIS nel Regno Unito. Questa operazione dovrebbe durare, stimata, tra le 4 e le 6 settimane. Poi ogni Stato membro dovrà garantire che dovrà oscurare, quindi dovrà garantire l'oscuramento di tutte le segnalazioni del Regno Unito che sono magari presenti nel ancora a livello nazionale. E rimarrà operativo il canale Sirene fino al mese di marzo 2021 per lo scambio di informazioni riguardanti riscontri positivi antecedenti. Quindi il canale Sirene per lo scambio, gli uffici Sirene continueranno a dialogare per gli scambi informativi per le interrogazioni antecedenti le ore 00 del 1 gennaio 2021. Questo fino al mese di marzo.
Ecco, qualcosa cambierà perché soprattutto con riferimento ai MAE e agli ordini europei di indagine, perché a quel punto i MAE, che è una procedura che supera la vicenda, la dinamica estradizionale, è un provvedimento emanato da un'autorità giudiziaria europea che è direttamente eseguibile nel territorio di un altro paese e anche in termini di consegna del ricercato. Quindi ecco, da un punto di vista del MAE si troverà a questo momento in cui inevitabilmente dovesse accadere realizzati questo scenario, diciamo che tutte le segnalazioni del MAE dovranno confluire da parte UK e anche quindi da parte italiana sul canale Interpol. E mentre l'ordine di indagine europeo, oggi un magistrato italiano può emettere un ordine di indagine europeo verso l'autorità giudiziaria di Londra, e l'esecuzione di questa attività è direttamente acquisibile nel procedimento penale italiano. Ecco, questo non sarà più possibile, quindi dovremo tornare per queste attività sulla via rogatoriale. Ecco, quindi lo scenario è che nel momento in cui dovesse venire la disconnessione di UK dal sistema SIS, ma non soltanto dalla banca rati, proprio dal sistema di cooperazione, e dovrà a questo punto la cooperazione essere svolta ambito sul canale di Interpol. Anche per quanto concerne Europol, tra l'altro l'ufficio centrale nazionale di Interpol di UK ha sede a Manchester, e Manchester ha già chiesto e ottenuto dal segretario generale la possibilità di girare tutte le segnalazioni su persone che sono in SIS, di riuscire a trasferirle nella banca dati di Interpol. Per quanto riguarda Europol, lui diventerà un paese terzo, per cui dovrà redigere un agreement come con altri paesi terzi. Tra l'altro il capo dell'unità nazionale Europol di UK ha già scritto a noi per cercare di capire come. Noi abbiamo assicurato ogni possibile collaborazione per cercare delle soluzioni, fermo restando che noi non potremo che attenerci a quello che sarà che saranno i contenuti della negoziazione. Insomma, sono stato molto veloce su questo. La ringrazio generale. Questo punto molto delicato, molto importante a mio avviso. Io direi che magari nei successivi, anche a breve termine, però per il a stretto giro, nei successivi uffici di presidenza lo possiamo trattare anche con i capigruppo ed eventualmente valutare insieme delle azioni di approfondimento anche dal punto di vista parlamentare, sentiti i soggetti interessati che fanno capo anche ai ministeri interessati, capire come a livello di Parlamento possiamo essere utili. È una questione che anche nell'ultima visita che abbiamo avuto ad Europol è stata posta. È stato appunto risposto che i proprietari dei dati attualmente in possesso di Europol sono appunto i paesi, e quindi a meno che dovesse intervenire un accordo, una convenzione, poi mi corregga generale, e anche a fronte del mio parere, insomma, personale, non da ovviamente esperto di settore come il generale Spina, in tempi anche di terrorismo, insomma, credo che questo possa rappresentare una criticità. E credo che l'ufficio di presidenza, la bicamerale Schengen, potrà dare sicuramente il suo apporto sul fronte parlamentare rispetto a questa questione tecnica, ma importante, ma che va a influire, insomma, sul quotidiano e su aspetti che riguardano la sicurezza di tutti noi. La parola ai parlamentari, ai componenti. Io saluto anche i parlamentari che sono i colleghi che sono collegati. Ha chiesto di intervenire il senatore Ivobi, prego. Grazie Presidente e grazie Generale. I miei complimenti per la sua relazione esaustiva che ci rende veramente orgoglioso come italiani, veramente. In quanto sistema tecnologicamente all'avanguardia,
che rende il nostro paese unico, cioè uno dei migliori al mondo in termini di sicurezza nazionale. E non soltanto nazionale, anche a livello, diciamo, comunitario in questo senso. Quindi io con un sistema di database, io parlo da un informatico, perché mentre lei sta parlando stavo veramente visionando, cercando di entrare in merito tecnicamente. Devo dire che questa Schengen Information System, SIS, gestita dai nostri esperti italiani, ci rende veramente orgogliosi e ti ringrazio per questo. Però in questo momento, contemporaneamente, visto che stiamo vivendo un momento delicato, cioè stiamo riscrivendo la storia di cui il nostro paese è maggiormente coinvolto, consapevole che la schiavitù moderna è un crimine, una violazione dei diritti umani fondamentale. Oltre a questo, io credo che il nostro paese ha questi mezzi informatici all'avanguardia con cui potremo usare per combattere, ovviamente stiamo combattendo anche l'economia sommersa, come giusto che sia, anche se non in modo appropriato. Ma non capisco il perché non ci sia la volontà politica, soprattutto, di combattere l'immigrazione irregolare con questi mezzi a nostra disposizione. Bene, ovviamente è una domanda che dovrei rivolgere, che è una domanda politica, che non è la sua competenza, ovviamente ci ha dato dell'input per poter formulare delle nostre domande per capire perché non si riesce a trovare una soluzione con questi mezzi informatici che abbiamo a disposizione per poter debellare questa piaga che sta infestando il nostro paese, cioè la piaga dell'immigrazione clandestina. Ovviamente con questi database credo che anche i paesi terzi possono collegarsi per scambiarsi le informazioni, no? Per poter prevedere in anticipo, trovando la soluzione a questa piaga. Quindi io mi fermo qua, ringraziandola per questa sua relazione. Veramente è importante sapere che il Paese possiede questi mezzi informatici all'avanguardia per poter gestire al meglio la sicurezza nazionale. Grazie mille. Ancora. Grazie, senatore Ivobi. Ci sono altri interventi. Senatore Zuliani, teniamo presente, lo dico anche al generale, dovesse ritenere di comunicarci dati o considerazioni ritenute sensibili o d'altro, abbiamo anche la possibilità di andare in seduta segreta nel caso in cui dovesse ritenerlo, o i colleghi dovessero porre domande che sono valutazioni che possiamo fare, e c'è la possibilità. Senatore Zuliani, prego. Grazie Presidente. Ecco, volevo chiedere una precisazione generale, per essere sicuro di aver compreso i dati che prima ha esposto. Nel momento in cui ci disse che per quel che riguarda le segnalazioni, dei segnalati da altri paesi, individui, parlo di soggetti perché abbiamo parlato di oggetti e persone, dei segnalati di altri paesi, ricordo, se non male, 19.000 persone che, se ho ben capito, sono state poi sono state fermate in Italia, e dei segnalati dall'Italia, parlo sempre di persone, sono state trovate 71.000 persone in altri paesi. Ho capito male su questo? E poi magari formulo anche una domanda in merito ai dati che prima ha esposto.
Sono corretti, senatore. Allora, volevo sapere, intanto, un confronto con i colleghi è seguente, che questo sta a significare che le persone che l'Italia segnala effettivamente confortano il fatto che molti degli individui segnalati, transitanti qui dall'Italia, vadano nel resto dei paesi europei, e quindi la conferma che l'immigrazione che arriva qui in Italia poi di soggetti a rischio si sposti verso altri paesi, confermando che il problema italiano è un problema europeo e che purtroppo l'Italia viene disattesa per le richieste di cercare a livello europeo di risolvere questa situazione. Ecco, degli individui che l'Italia ha segnalato che sono andati in altri paesi europei, o viceversa delle 19.000 persone segnalate dagli altri paesi arrivati in Italia, è possibile sapere quanti individui avessero avuto problemi per quel che riguarda l'estremismo religioso piuttosto che i fenomeni di terrorismo? Grazie. Dunque, scomparsi, qual è l'articolo? Non ce l'abbiamo questo dato? No, questo dato io ho fatto una suddivisione. Allora, va bene, confermo che nel triennio 2017-2019, diciamo, l'utilizzo del SIS ha consentito di localizzare sul territorio nazionale quasi 19.000 persone e quasi 8.000 oggetti immessi da altre autorità estere, mentre ha ritracciato sul territorio nazionale quasi 70.000 persone e quasi 25.000 oggetti inseriti da altre, dalle autorità italiane. E io ho, come dire, questo dato così come lei non ce l'ho, ho questo documento che ho qui con me, di documento di lavoro che ho consegnato al Presidente e che eventualmente vi farò anche avere in formato Word, che possa essere, ho, diciamo, diviso gli IT come con riferimento agli articoli, quelli dello Schengen, quindi articolo 26, mandato d'arresto, 32 scomparse, 34 ricercati di autorità giudiziarie, 36 sottoposti a controlli specifici e discreti. Questo dato qui io in questo momento non ce l'ho, ma evidentemente ve lo farò avere. Grazie. Ci sono altri interventi? I colleghi collegati? I colleghi in collegamento audio-video? Ce n'è solo dell'olio collegato, non si vede. Ecco, adesso sta parlando. Non per me, grazie. Ok, la ringrazio senatore Dell'Olio. Ci sono altri interventi? Prego, senatrice Testa, prego. Grazie, allora innanzitutto la ringrazio anch'io generale per la sua relazione, devo dire che è stato molto interessante comprendere anche questo scambio di dati che sono secondo me necessari proprio per riuscire a garantire anche un coordinamento, ma soprattutto per un cittadino anche sentirsi più sicuro sapendo che appunto ci sono dei mezzi informatici che permettono di rintracciare appunto le persone. E volevo farle una domanda in merito appunto alla questione del... Ah, è il mio. Io esplodo. Ecco, in merito alla questione... Sono anche piccolina, non ci arrivo. Alla questione della Gran Bretagna. Loro, uscendo dall'Unione Europea, lei ha spiegato bene il meccanismo appunto che ci sarà dopo il 31 dicembre 2020 appunto. Ma non sarebbe, loro andranno appunto con, resteranno collegati con i dati di Interpol, giusto? Ho capito bene? Fa parte di Interpol, quindi 192. Rimangono collegati a Interpol, sì. Ma essendo appunto uno Stato dove ci sono tanti cittadini europei che provengono appunto dall'Europa e saranno tra questioni di lavoro, questioni di studio, resteranno in Gran Bretagna, non sarebbe stato meglio forse mantenere un contatto o avere un rapporto anche
non lo so, trasversale con la Gran Bretagna, senza arrivare appunto a una chiusura di rapporti tra Europol e per andare appunto su Interpol. Io questa è una, come dire, una vicenda, più politica che tecnica operativa. Non v'è dubbio che il sistema del law enforcement, e glielo dico perché io ero, diciamo, in un consiglio di amministrazione di Europol come membro titolare, in una circostanza in cui la discussione sulla Brexit era tra i punti più importanti in agenda. Insomma, il mondo del law enforcement è molto, come dire, sente molto questa vicenda dell'uscita di UK. Non abbiamo alternative, nella misura in cui noi comunque ci dovremmo sicuramente adeguarci a quelli che saranno gli esiti dei negoziati, fermo restando che noi, non avevo avuto sicuramente modo di dirlo l'altra volta, non ho fatto cenno quest'anno, in questa circostanza, come Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, proiettiamo una rete degli esperti per la sicurezza all'estero, tra le altre cose. E siamo presenti in 46 paesi al mondo, quindi in 46 paesi al mondo il Servizio della Cooperazione Internazionale di Polizia, insieme alla Direzione Centrale dei Servizi Antidroga, ha una presenza. Ecco, noi stiamo anche guardando, tenuto conto che se dovesse uscire, non possiamo, è una decisione a quel punto politica, noi non possiamo, stiamo da tempo guardando. Perché per noi UK è un partner importante, è veramente un partner importante. Ho dei dati, se mi ritrovo, perché io intanto parlo, noi mi sembra che nell'ultimo periodo, insomma, abbiamo localizzato oltre 45 latitanti, quindi un aumento nell'ultimo anno delle localizzazioni di persone ricercate dall'autorità giudiziaria italiana in UK. Quindi vuol dire ancora che il Regno Unito comunque continua a essere un luogo, un territorio, un paese dove i latitanti italiani si collocano per la loro latitanza. Quindi per noi UK è veramente un partner importante. Abbiamo avuto degli incontri di importanti esponenti del mondo del law enforcement UK che sono venuti da noi, abbiamo parlato, abbiamo, come dire, anche cercato di sui rapporti interpersonali di creare quelle condizioni migliori, perché nel momento in cui ci troveremo con UK fuori da SIS, dal sistema Schengen, noi dobbiamo in qualche altro modo, come dire, continuare ad essere performanti nello scambio di informazioni, nella collaborazione di polizia con UK. Quindi è da tempo che noi, come dire, ci stiamo e quindi anche irrobustendo l'ufficio per l'esperto per la sicurezza che abbiamo a Londra, con l'invio di altro personale che possa, come dire, sostenere a questo punto per quanto riguarda Italia e UK, perché molto andrà, oltre al sistema Interpol, andrà su bilaterale, cioè sui rapporti, ogni paese in qualche modo si dovrà organizzare anche su bilaterale con UK, quindi noi sul bilaterale di UK stiamo lavorando per, non soltanto in tema di rapporti, di incontri, poi questo terribile periodo ci ha impedito di sostenere incontri in presenza, che mi è consentito, hanno un tutt'altro, un risultato rispetto agli incontri in videoconferenza. Questo, come dire, è una vicenda, credo che è un'affermazione che pochi possono smentire. Non posso neanche smentire. Ecco, quindi questa terribile periodo un pochino ci ha messo in difficoltà, però noi abbiamo lavorato molto sui rapporti bilaterali perché, ripeto, per noi UK è un partner non soltanto per l'Europa, ma anche per l'Italia, è un partner, alla luce anche di alcuni dati, è un partner molto importante. Così come l'Italia lo è per UK, insomma, cioè con un concetto di reciprocità, insomma. Grazie. Se mi consente, generale, poi volevo chiudere l'audizione riprendendo anche alcuni interventi dei nostri colleghi con la questione magari molto delicata e particolare ed attualità che ho fatto anche nella premessa della mia presentazione, ovvero legami terrorismo, immigrazione clandestina, traffico di esseri umani. In relazione alle competenze del nostro comitato, come sa, noi abbiamo controllo e vigilanza in materia di immigrazione,
vigilanza sull'attività di Europol, sull'attuazione di Schengen, eccetera. Cosa ci può riferire anche diciamo, rispetto alla vostra attività, dello SHIP, di tutte le componenti che lei dirige, che lei comanda su questo aspetto, insomma, di forte attualità, delicato? Ci sono stati degli attentati in Nizza, Vienna, dei transiti del nostro paese. Cosa ci può riferire che può essere ovviamente utile per la nostra attività di parlamentari, di deputati, di senatori? Ci sono importanti atti al prossimo vaglio del Parlamento, penso al lavoro che si sta tenendo adesso anche in prima commissione rispetto ai decreti immigrazione. La sua opinione, poi è chiaro, quello che ci può riferire, tenga poi appunto conto che abbiamo anche la facoltà di andare in seduta segreta se dovesse ritenerlo, e l'ascoltiamo volentieri su questo aspetto che è di interesse delicato nell'ambito di questa commissione, in questo comitato. Insomma, abbiamo trattato anche approfondito le mafie nigeriane, abbiamo avuto in audizione il ministro Lamorgese due volte, nel governo Conte 1 il ministro Salvini, piuttosto che il ministro Giustizia e altri. Ci interessa anche, insomma, il suo parere, anche una sintesi di relazione rispetto all'attività e anche alla sua idea rispetto alla minaccia attuale. Credo che anche per chi ci sta seguendo attraverso il web sia una domanda e un'eventuale poi risposta molto interessante, e la ringrazio. Allora, è un tema sicuramente, non posso che condividere, trovarmi in piena condivisione con lei, con quello che è il pensiero del Comitato, circa il fatto che questo sia un tema di estrema delicatezza. Posso aggiungere veramente poco, nella misura in cui, come servizio per la cooperazione internazionale di polizia, noi ci occupiamo, il servizio che dirigo si occupa dello scambio formativo, quindi non ha attività delegate, attività investigative, eccetera. Quindi fa un po', ha la funzione istituzionale di realizzare lo scambio formativo tra DAI e per l'estero. Non vedo dubbio che il tema, insomma, più recenti episodi, quello di Nizza e quello in Austria, hanno riproposto questo tema in maniera importante. Poi abbiamo tutti letto, insomma, come alcuni paesi stiano cominciando a, già in questi giorni, peraltro, sui consessi europei, a queste posizioni si sono riproposte in maniera importante da parte di alcuni paesi più che altri, quello appunto di guardare al sistema Schengen per capire come, rispetto a questa minaccia che ancora si è rivelata molto significativa, molto importante per la sicurezza dei paesi di Unione Europea, ma non solo, rispetto a questa minaccia, che cosa di più si possa fare a livello di sistema dei paesi di Unione Europea per prevenirla e anticiparla. Però ecco, non sono in grado di introdurre degli elementi situazionali, perché non mi occupo di attività specifiche. Questo lo fa, per quanto riguarda la Polizia di Stato, la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione; per quanto riguarda l'Arma dei Carabinieri, il raggruppamento operativo speciale. La ringrazio, generale. Ci sono altri interventi? Nessuno? Senatore Ivabi, prego. Specifico, più che altro. No, ho avuto il modo di recarmi in missione 2 anni fa circa in Nigeria, dove ho visitato un centro di controllo, diciamo, delle frontiere tramite una sala macchina arredata abbastanza in modo, diciamo, all'avanguardia anche loro in questi temi per il controllo dei frontieri, riscontrando anche che ci sono alcuni funzionari del Ministero dell'Interno italiano che collaborano con loro,
ecco, mi viene a chiedere adesso se c'è questo interscambio di dati tra voi e loro, la Nigeria in queste, su questo tema, ecco, non lo so. Sì, in tema di immigrazione, di controllo alle frontiere, allora io prima vi ho fatto cenno come, come servizio per la cooperazione internazionale di polizia, unitamente alla rete, al personale della Direzione Centrale dei Servizi Antidroga, dispone il servizio di una rete degli esperti per la sicurezza dislocata, che sono dislocati in 46 paesi al mondo. Stiamo anche qui, tenuto conto di quanto diciamo, il contesto internazionale rilevi sempre più, perché allora, il concetto di sicurezza interna e di sicurezza esterna oramai sempre più, e diciamo che le minacce del terrorismo jihadista in questi ultimi anni lo ha reso questa fusione ancora più convinta, si fonde nel concetto di sicurezza globale. Cioè tu per garantire la sicurezza del tuo paese devi andare ad anticipare la minaccia che arriva dall'esterno. No? Ed ecco, sotto questo punto di vista stiamo anche migliorando, rendendo più performante questa rete. Ecco, al fianco di questa rete di esperti per la sicurezza, di cui gestita dal Servizio della Cooperazione Internazionale, ce n'è una che non è così numericamente significativa, ma è, come dire, molto delicata e molto mirata, degli esperti per l'immigrazione, che sono proprio proiettati dalla Direzione Centrale dell'Immigrazione della Polizia di Frontiere, diretta dal prefetto Bontempi. Ecco, questi esperti per l'immigrazione sono proiettati in quei paesi, soprattutto nella regione africana, proprio per creare delle collaborazioni su questo tema con le strutture preposte ai controlli di frontiera di questi paesi. Questo, insomma, come italiano, insomma, siamo. Grazie. L'audizione è conclusa, grazie ancora di cuore generale e buon lavoro a lei e ai suoi uomini, collaboratori e tutte le persone che ogni giorno garantiscono la nostra sicurezza. La ringrazio e sarà mia cura riportare ai miei collaboratori gli apprezzamenti che lei e i membri del Comitato hanno rivolto rispetto al lavoro che facciamo, ed è stato un piacere essere qui oggi per portare un contributo di informazioni ai vostri lavori. Grazie di cuore. Grazie, un saluto, un ringraziamento anche al vicequestore. Grazie.